Bene, passiamo all'ultimo relatore, diciamo, della giornata, che è Paolo Ruscini. Benvenuto qui. Paolo viene da Iesi e in realtà ha sperimentato con tutte le tecniche fotografiche storiche, quindi anche nella sua presentazione ci saranno notevoli spunti da questo punto di vista. Ecco qui, prego Paolo. Allora, innanzitutto io vi ringrazio, non so come ci sono finito qua, ma sono contento di starci, per cui è una cosa bellissima. Vogliamo dirci tanto qua? Sì, ok. No, ma possiamo togliere, se vuole stare in piedi. Sì. Allora, diciamo, grazie, no? Non so come ci sono finito, ma sono contento di starci, anzi. Ringrazio Gabriele, eccetera, Barbara, c'è la associazione di Nani. Ah, ok, perfetto, ecco, adesso va bene. Allora, io sono un fotografo, diciamo, non professionista, sono un fotoamatore, tra virgolette, e sono un apprendista minutiero, perché è da poco che mi dedico a questa diciamo, fotografia. Che cosa ho fatto? Allora, mi presento un pochino. Io da sempre, no, ho sempre stampato in camera oscura, quindi per me, no, l'analogico e la camera oscura, no, è un qualcosa che mi sta a cuore, nel senso, ho sempre fatto le mie cose tangibili, diciamo, in poche parole. Queste sono alcune delle stampe che facevo quando stavo in camera oscura su carta validata normale, e già da lì sperimentavo delle foto in cui erano solamente dei particolari in cui mettevo, non c'era tutta la foto, c'era solamente dei particolari. Poi la prima esperienza positiva con l'emulsione fotosensibile, quella che si spennella sul foglio di carta mobile, tra virgolette, quindi io vicino a me la cartiera Fabriano, no, e il Museo della Stampa, che producono carta a mano. Quindi sopra questa carta bellissima, nobile, ci spennellavo la mia emozione sensibile e ci stampavo le fotografie. Fotografie che poi erano tipo, non so, mi ricordo una prima mostra, passavo delle persone, sembrava che fossero delle incisioni, in realtà no, erano foto, no? Per cui c'era stata una discussione che non credevano a questo. Quindi ecco, ho sempre cercato di sperimentare, quindi con dei fondi magari anche con acrilico, quindi sopra l'acrilico stendevo l'emulsione sensibile e avevo quindi dei fondali che costruivo da me. Lo stesso, sempre la camera oscura, un'altra esperienza molto bellissima, questa con il jazz, ad occhi chiusi, perché i jazzisti suonano con gli occhi chiusi spesso e volentieri. Io andavo a sentire i loro concerti e facevo uguale. E da lì, no, con la mia macchina 6x6 rumorosa, cercavo di fare il meno possibile, ma li ho fotografati abbastanza per un lungo periodo. E da qui è nata un'altra mostra. Ok, sempre queste alcune foto, no? Okay. Poi la svolta è stata Photo Trace 2016 a Firenze. Ho conosciuto, diciamo, il branco ottico, no, con la cianotipia, e ho visto che cosa si poteva fare con la cianotipia, e quindi qui ci sono anch'io, ho partecipato, no, a questo evento, che poi c'è ancora, credo, su YouTube di sicuro, no, si trova. E da qui invece un'altra cosa molto bella, la Polaroid. Ho visto come si spellicolava una Polaroid e quello che si poteva fare, il trasferimento su carta, ma io la carta per me era qualcosa che ci lavoravo, no? Perché magari ci stampavo le mie foto. Diversi tipi, se andavo in qualche posto in cui c'era una cartiera, io dovevo prendere la carta. Mi ricordo che ero stata a Marti, sapevo che a Marti c'erano delle cartiere, quindi alla ricerca di queste cose. Il trasferire le Polaroid su questa carta è stato l'inizio, no, di un percorso. Ecco, no? Sono tutte Polaroid in bianco e nero, in cui io sotto faccio poi delle elaborazioni, chiamiamole così, quindi non è mai stato una foto e basta, è sempre stato un qualcosa in più, la foto mi aiutava a fare altro.
ecco altre polaroid. Poi la Chantipia, come dicevo prima, che mi aveva preso molto, ne ho fatta ok. Chantipia sul fondo oro, no? Con dei risultati luminosissimi e bellissimi. Poi usavano l'oro, ovviamente è luccicante la luce, per cui dava dei riflessi, no? Straordinari. Poi insegnare queste tecniche, no? È la cosa che mi interessava anche, quindi coinvolgere anche altre persone, non solamente tenerle per me, no? Io ho imparato da altri e quindi insegnavo anche ad altri come fare. Poi la costruzione delle prime macchine, no? Piano piano arriviamo anche alla pintura, quindi, no? La costruzione delle prime macchine, che sono state le Pinol. Le Pinol fatte con diversi colori, con diversi tipi. Mi ricordo quella che c'ha il sax davanti, che è l'otturatore, sono andato a Umbria Jazz con questa macchina e quindi era in tema praticamente, quindi, no? Poi una 6x18, no? Una Pinol 6x18. Poi ho iniziato qualcosa di più importante, tipo delle macchine con gli obiettivi, diciamo, veri, tra virgolette, non più la Pinol, e quindi di 6x12 è una decentrabile. E da qui ho iniziato a fare le foto di architettura, no? Perché avevo bisogno di questa cosa, di una decentrabile per fare le foto, perché sennò era impossibile avere, no, le linee, diciamo, dritte. Dopodiché una seconda decentrabile, no? Questa più performante della prima, con un'ottica più importante della prima, e sempre l'altra mia grande passione poi è la calcografia. Allora, la calcografia, no, sono delle stampe, in poche parole, in cui si fa una matrice e poi con un inchiostro si creano delle stampe. Non c'entra niente con la foto, ma c'entra perché poi, ecco, l'anno 2019 incontro Gabriele, no, a Foto 3 del 2019, con la sua minutera di cartone. Esatto, io mi ricordo, è stata una cosa per me che non la conoscevo, no, questa minutera che si poteva fotografare e lì sviluppare. Io ho sempre sviluppato in camera oscura, stampato in camera oscura, per me era qualcosa di magico, no, di bellissimo. E da lì poi ho incominciato a pensare che qualcosa avrei dovuto fare. Allora, circa 3 anni fa mi sono iniziato in questa impresa. Da prima me la sono disegnata, no? Io facevo un po' il disegnatore, quindi lavoravo con 3D. Me la sono tutta disegnata e vedevo se funzionava o non funzionava. Dopodiché, no, sono passato alla costruzione, no? Quindi, no, la giornata, eccetera, eccetera. E poi la progettazione, eccetera. E poi non ho grandi strumenti per farla, se non spaghi, dei taglierini, un seghetto, no? Qualcosa, e più la ricerca, no, del materiale in giro per il web, no? Che mi serviva. Ecco, questi sono il mio prototipo, diciamo, quello che poi ho qui, no? Quindi non un prototipo, diciamo, è quella che ho qua, in poche parole. Il soffietto, il cavalletto, insomma, ho fatto tutto di quella macchina. Fino ad arrivare a quella che vedete qua. E niente, quindi questa è un po' la mia esperienza di fotografo in museo. Io mi sono divertito tantissimo oggi perché la signora ha voluto provare a scattare con la macchina mia e sono stato felice, no, perché l'ho aiutata in questo. Quindi c'è un qualcosa di meraviglioso in questa. In questa tecnica. Io vi ringrazio per aver fotografato. Ok, grazie mille. Grazie. Allora, grazie mille a tutti veramente per essere venuti, per aver ascoltato anche appunto i fotografi che in generale si raccontano anche mentre comunque fotografano, però questo ci sembrava uno spazio molto interessante proprio per entrare un pochino di più nella personalità dei fotografi che sono venuti oggi. Vi ricordiamo che domani in realtà dalle 11 sempre fino alle 4 del pomeriggio continua l'attività dei minuteri, ci sarà anche un laboratorio per i bambini in mattinata e invito Claudia a dare un saluto, insomma, per chiudere questa giornata. Bene, allora io mi sono divertita moltissimo, devo dire, e credo che insomma
questo anche il senso di comunità, no? Attorno alla fotografia, intorno ad Alinari sicuramente spero potrà crescere quando ci sarà finalmente un archivio aperto al pubblico, e quindi io spero di vedervi di nuovo, beh domani ci vediamo, comunque ci sarò ancora, però comunque spero di vedervi di nuovo con le fotografie di Alinari, e sarà bello potersi confrontare con voi anche sulle diverse tecniche, che veramente è un po' un dispiacere, no? Che qui non possiamo far vedere quello che è il patrimonio Alinari, ma è un augurio, vero? Speriamo che presto lo potremo fare. E vi ringrazio molto per la generosità con cui avete animato questa giornata e che animerete domani, che è un regalo per noi. Grazie. Grazie.